Ehi, ma avete sentito parlare di Superman Legacy? Ebbene sì, questa nuova pellicola targata James Gunn e parlerà del nuovo Uomo d'Acciaio uscirà nelle sale l'11 luglio 2025 e le riprese inizieranno adesso a inizio del 2024, quindi sono veramente in tante attesa e non vedo l'ora veramente che esca. Oggi comunque mi andrò un po' ad analizzare quelle che sono le notizie che sappiamo finora sulla pellicola, quindi se siete interessati continuate la visione del video. Ciao, sono Captain Nerd, bentornati su Chuck e Azione. Innanzitutto vorrei fare un attimo il punto della situazione, perché se vi ricordate bene, il DC Extended Universe sta continuando a far uscire film, infatti a breve uscirà anche Aquaman 2. In ogni caso, quell'universo targato Zack Snyder è destinato al declino, alla distruzione, quello che nonostante comunque aveva vari aspetti positivi e tanti altri negativi. Un po' mi dispiace perché comunque un pochetto mi c'ero affezionato a quei personaggi, però purtroppo per andare avanti nel mondo del cinema serve qualità e per avere qualità bisogna avere una buona scrittura, una buona sceneggiatura, poi ovviamente anche gli attori ci devono mettere del loro per fare in modo che le pellicole piacciono ai telespettatori. In ogni caso, il nostro James Gunn e il nostro Peter Safran hanno preso recentemente in mano le redini del DC e di tutto il mondo di quei supereroi. E la prima pellicola che faranno uscire nel 2025, come ho detto prima, è Superman Legacy. Quindi partirà pure lui dall'Uomo d'Acciaio e chissà quali sono le idee e le innovazioni che vorrà portare. C'è chi parla anche del ritorno delle mutande sopra il costume, che se vi ricordate bene, il nostro Henry Cavill non le aveva sopra. Il nostro costume di Superman iconico le ha sopra. E comunque pare che ritorni. Ad interpretare il nostro uomo d'acciaio, il nostro Kal-El, il nostro Clark Kent, sarà David Cornsworth, un attore abbastanza famoso, non troppo, anche perché lo avrò visto forse un paio di volte in qualche film o serie. In ogni caso ci sta tutta, sia fisicamente e sia di viso, di volto. Diciamo che ha una bella statura, a tratti mi sembra un incrocio tra Henry Cavill e Tom Welling, però comunque secondo me ci sta. A interpretare invece Lois Lane sarà Rachel Brosnahan. Anche lei per ora non la conosco, però per quel che vedo sembra che ci possa stare. Inoltre, il nostro James Gunn vorrà introdurre anche altri personaggi nel suo mondo del DC. Questo mondo si chiama DC Universe, al contrario di Zack Snyder che lo aveva chiamato DC Extended Universe. Almeno comunque non si confondano visto che hanno il nome diverso. E proseguendo col cast, vediamo anche Skyler Gisondo che interpreterà Jimmy Olsen, Nathan Fillion che interpreterà Lanterna Verde, Isabella Merced che sarà Hawkgirl, Eddie Gateghi che sarà Mr. Terrific e Anthony Carrigan che invece sarà Metamorfo. E infine abbiamo anche l'attrice Maria Gabriela De Faria che interpreterà il ruolo di The Engineer, ovvero pare che sia il villain principale di questo film, anche se comunque abbiamo dei seri dubbi perché è uscita una nuova notizia recentemente che ha un po' sconvolto i fan. Infatti si è parlato di un arrivo anche del villain principale del nostro Uomo d'Acciaio, ovvero Lex Luthor, ma la cosa che è veramente incredibile è l'attore che lo andrà a interpretare, ovvero Nicholas Hoult. Lo abbiamo già rivisto in vari film, in realtà lui era Bestia negli X-Men giovani, nella trilogia, quadrilogia, insomma, quella saga degli X-Men più giovani ed era bestia. L'abbiamo già rivisto anche come vampiro in War Bodies ed è riuscito pure ad arrivare dentro uno dei film di Deadpool, quindi potete solo capire quest'attore quante sfaccettature può tirare fuori a livello attoriale. Io sono veramente curioso di sapere come andrà a interpretare Lex Luthor e sicuramente anche che ruolo avrà il nostro personaggio all'interno del film, perché secondo me non sarà il villain principale, sarà di contorno e poi servirà per un eventuale sequel. E riguardo alla trama non abbiamo tantissimi dettagli, a parte qualcosa di generico. Infatti per ora sappiamo che la pellicola racconterà la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville. E inoltre il nostro James Gunn ha specificato anche che il film non seguirà le vicende del kryptoniano da giovane. Quindi veramente non si sa ancora molto bene dove andrà a parare il film e come introdurranno i nuovi personaggi. Però il nostro James Gunn ha detto anche un'altra cosa. Ha detto che lui farà in modo di creare un universo unico e vero. E tutti i personaggi che saranno aggiunti non saranno lì per puro fanservice, dato che comunque in vari film della DC, specialmente anche della Marvel comunque, ci sono stati moltissimi camei di
solo per il motivo del fanservice. Cameo inutili, tra l'altro. Guardate The Flash, guardate. Basta prendere un film a caso, The Flash, se vi ricordate c'è George Clooney, alla fine è messo lì perché non ha veramente senso questa cosa. E quindi vediamo un attimo come vorrà gestire ed impostare bene tutte le cose per far sì che non si ricrei un problema come quello precedente. Ci sono ancora varie difficoltà, magari nel capire quali serie o film saranno canonici o meno nell'universo di James Gunn e Peter Safran. Lui ha un po' smentito questa cosa dicendo che serie come Suicide Squad o anche la serie di John Cena su Pacemaker e varie altre saranno canoniche ma in un altro universo, come anche il Batman di Robert Pattinson. Secondo James Gunn può esistere ma è un altro universo. Quindi anche se sono canoniche o meno, per ora non abbiamo ancora esplorato il multiverso. Al cinema nella DC. L'abbiamo esplorato solo a livello televisivo con la serie dell'Arrowverse o comunque con Smallville, eccetera. Quindi finché non arriveremo a quel punto non si creerà tale problema. Problema che invece si è creato nella Marvel, dato che da quando l'hanno introdotto è successo un casino e la Madonna. Quindi James Gunn, occhio, prendi questi film con le pinze perché appena troverai il multiverso rischierai di mandare tutto a quel paese. Quindi ragazzi, io spero che voi abbiate apprezzato questo video e che abbiate trovato queste informazioni importanti e interessanti. Io vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi anche al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto. Noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!